Noah è sicuramente un film molto atteso di questa primavera. Film molto atteso, con grandi speranze da un punto di vista sia commerciale che qualitativo, un cast eccezionale, una storia chiaramente di grandissimo respiro, si presenta con veramente le carte in regola. Regia di Aronofsky, che è un visionario, immagino abbastanza diciamo, stravagante, e lì è la grande incognita, come può aver gestito una storia del genere con il suo modo di far cinema. Sì, Uno dei più grandi lanci che avete quest'anno. abbiamo chiaramente il film ha un lancio enorme, l'ultima chicca, abbiamo una maxi affissione Via della Conciliazione perché ritenevamo che il soggetto potesse attrarre l'interesse dei passanti di quella zona per rimanere in un ambito religioso, ma però abbiamo anche altri film in arrivo di grande respiro commerciale, da Transformers a Ninja Tale, le tartarughe ninja. Abbiamo un Hercules molto popolare con The Rock, con Dwayne Jones. Abbiamo in arrivo anche a Natale usciremo con un franchise per bambini che è molto molto conosciuto, che è SpongeBob. Tra l'altro avremo probabilmente anche un'altra commedia italiana in arrivo in quel periodo, da parte del nostro partner De Laurentiis. Il 21 novembre usciremo con il terzo episodio di Hunger Games, Mockingjay 1, il 2 uscirà nella stessa data del 2015, per cui non ci possiamo certo lamentare. Il mercato, che ha avuto una partenza buona ma non eccezionale, probabilmente da settembre un po', da agosto in poi, potrebbe ritornare a dei livelli molto buoni. Sei preoccupato per i mondiali quest'anno, per l'estate, Luisa? Ma diciamo di sì, nel senso che il caso ha voluto, non è per colpa dei mondiali, ma il caso ha voluto che le date di uscita dei grandi film americani non coincidano con questo periodo del calcio, per cui non ci sarà grandissimo prodotto disponibile, chi ce lo ha lo ha messo, ma probabilmente stiamo tutti cercando di riempire quel periodo con film dedicati a chi non è amante del calcio, ovvero sia film al femminile, film di qualità, vediamo un po' cosa riusciremo a tirar fuori, sono momenti in cui siamo noi e altre società di distribuzione, diciamo, spostando un po' il film, per cercare di trarre vantaggio da quel periodo che non avrà grande affollamento commerciale. E che avrà poi una controprogrammazione forse anche femminile, magari. Controprogrammazione femminile di film di qualità, di gente appunto che è poco propensa a vedere il calcio. E poi comunque il passato ci ha insegnato che sì, è vero che c'è un interesse per il calcio, ma comunque c'è sempre spazio per il film quando il film è interessante. Parliamo del rollout, la data di fine aprile dovrebbe essere quella definitiva Assolutamente, per la fine della pellicola. assolutamente, assolutamente. Noi come Universal, l'ultimo film che verrà distribuito in pellicola è Noah. Da quel momento in poi non c'è più possibilità proprio fisica, perché anche l'ultimo laboratorio che oggi sta lavorando a Londra, Delax, chiude con fine aprile proprio. E altrimenti dovremmo, se dovesse esserci un'esigenza, andare a stampare o a Bangkok o a Los Angeles, che diventa sia da un punto di vista economico assolutamente inaccettabile, ma anche da un punto di vista proprio pratico, siccome le programmazioni avvengano all'ultimo minuto, lì bisognerà garantire gli ordini con 15 giorni di anticipo, dunque non è fattibile. E quindi pensi che sarà uno shock o un positivo o un negativo per il Positivo mercato? perché comunque per fine aprile è previsto che ci sia una digitalizzazione praticamente totale del mercato, se non altro dei cinema che sono interessati ad andare avanti. Sono reduce da un incontro con uno dei produttori di proiettori, che mi ha detto che stanno correndo come dei matti perché la richiesta è elevatissima e stanno affrettandosi a fornire il prodotto. Ecco, ma dal punto di vista strettamente tecnico, tu pensi che questo consentirà anche la nascita di una multiprogrammazione seria, in modo da coprire
come diciamo sul modello francese, cioè di avere delle sale da due o tre schermi che a un certo punto con un largo anticipo programmano vari film, dando modo di raggiungere tutti i pubblici. Allora, la multiprogrammazione è in assoluto il mio cavallo di battaglia nell'ambito dell'associazione, ne sto parlando già da un paio di anni, siamo arrivati al dunque. Proprio nelle ultime 48 ore si è deciso di portare avanti un ulteriore passo, nel senso che andremo ad incontrare gli operatori, che sono sia gli esercenti interessati che i distributori regionali, per non è una voglia di insegnare nulla, ma di spiegare esattamente cos'è la multiprogrammazione, i vantaggi che può portare e in che modo li deve portare. Perché ci sarà una rivoluzione proprio di gestione del prodotto. Come tu dicevi, parliamo di poter offrire al pubblico un certo numero di film nell'ambito della stessa giornata, con orari differenziati, con generi diversi, legati soprattutto alle fasce di età che sono più propense ad andare a un orario piuttosto che a un altro. Però tutto questo va fatto con un geomarketing molto spinto, locale. I bacini d'utenza devono essere informati, dunque sono gli esercenti che hanno il polso del mercato che dovranno proporre al distributore l'elenco dei film che vogliono fare, dopodiché, una volta ottenuto l'assenso, dovranno lanciare una campagna locale per far sapere alla gente che hanno questa opportunità di sfruttamento del prodotto.